Bella aga, ok. Qui come cazzo va avanti? Così, ok. O sono io fortissimo o era di un leggero allucinante. Merda Dio. Le due parole non sono collegate. Qua mi becca il colore, no? Ok. Bene. Evitiamo di fare stronzate. Stavo per fare la stronzata. Non mi fida a muovermi quando è in zona. Ora però posso. Ora arrivederci. Rimango attaccato. Spostati più in là. Molto cortese da parte tua. Ah, affondi pure. Mi lasci nella merda fino all'ultimo, ok. Questa cosa ha un qualche effetto su di me, il navigare in questa merda futuristica strana. Oppure no. Non lo scopriamo mai. Ok, grazie. Il tuo braccio diventa più lampione. Dici? Ah, ti ho sperato. Non sto manco guardando, beh, giustamente. Più che altro credo sia il gioco sbagliato per puntare al sottofondo, perché sono abbastanza peso, ti direi. Però non so cosa che sto a fare. Il piano è? Che casino, beata la tua voglia, indubbiamente. Che faccio? Vi attiva a me? Oppure no. Vabbè, sono gusti. C'è chi preferisce divertirsi. Allora, sono certo di dover cacciare una di quelle palline qui dentro. Quello che mi chiedo è come. Sì, anche. Che se io lo lancio qui, aspetta, no, se io faccio questo,
Credo di essermi già bloccato. No buono. Fenomeno. Allora, aspetta, ragioniamoci, ok? Ok. Perché no? Mi si sta passando qui. Perché no? Why not? Dai, su. Ti prego, non costringermi a vedere una guida. Ti prego. Ci sono invece, aspetta. Allora. Ci sono. Ce l'ho fatta, fanculo, l'ho capito. Devo riempire il secchio. Ci passo da qui. Il cazzo durissimo. Ci fa cagare. L'ho odiato dal primo minuto in cui me l'hanno presentato fino all'ultimo. Ma ho il modo di correre. No, allora aspetta. Riproviamoci. Perché esatto, parecchio macchinoso. La tattica premia, però. Devo capire come adoperarla bene. Sono un disabile ritardato di merda con problemi al colon. Allora. Riproviamo. Pare che stare qui non credo ci faccia benissimo, però. Si è unito un altro spettatore. Buon salve, buonasera. Ho capito quel che devo fare per questo enigma, ma mi sono completamente bloccato. Perché non riesco a farlo. Non lo so, io l'ho odiato C. L'ho utilizzato in realtà, ti direi, unicamente per stronzatine, niente di serio. Però non mi è mai andato particolarmente giù. Non che JavaScript sia meglio, eh. Cioè JavaScript è un altro. Java sia meglio. Esatto. Allora, poco a poco ci sto riuscendo. Il problema è che a me serve tanto. Però ci sono modi più rapidi di fare questi enigma.
L'altro spettatore se n'è già andato. Comprensibile. Java è, ti direi quasi identico a C. Semplicemente meno dito nel culo da utilizzare per alcuni aspetti, ma sono pressoché identici. Anche i comandi, cioè, i comandi sono quelli basilari per tutti, no? Anche JavaScript viene utilizzato, anche in PHP, per dire. Ma C è veramente un palo nel culo. Quella è un'altra ancora, aspetta, non era. Non l'ho utilizzato il WriteLine, o forse sì, non mi ricordo se in PHP, non mi ricordo dove cazzo l'ho usato. Ma non è che io stia molto attento durante le lezioni, di solito gioco a dado. Che è bucato, puttana la vacca. Ma sono stupido come i ritardati. Madonna. Sto enigma è una minchiata, Dio santo. Metti il cestello qui e poi tiri con. Poi tiri. Guarda, hai risolto l'enigma. Oh, pensa un po'. Dio mio, se sono stupido. Fanculo. Minuti interi per una minchiata di bibliche dimensioni. Questo non è di nostro figlio, mi auguro. Cioè, non fine ha fatto la nostra famiglia? Il mio cane, poi, che mi ha completamente abbandonato. Fanculo. Ah no, c'è qualcun altro con me. Fai meglio, anche se quell'alo. Vabbè, Infinite Online metto. È stato ben recensito l'Infinite Online. Il cane! Sbucato completamente dal nulla. Però è stato ben recensito anche l'Infinity Single Player, ora che ci penso. Madonna mia. Aspetta, io e Halo Multiplayer siamo due mondi staccati. Come io e il multiplayer in generale, come potuto vedere da ieri con Battlefield. Al lancio in realtà venne. Al lancio non venne recensito malissimo dallo Infinity Multi. Infinity Multi. Più che altro venne apprezzata parecchio l'idea di farlo in. Di farlo gratis. Poi l'ho completamente perso, mi sono sempre sbattuto il cazzo. Merda! Ci stanno devastando. Completamente. Porca troia. Ma il cane è palese che non arrivi vivo alla fine del gioco. Cioè non.
Abbastanza chiaro. Puttana vacca. Ma ogni volta che c'è un canister del genere è così sicuro che non vada a finire bene. A parte in Valiant Hearts. Lì per il cane va a finire bene. Per il resto del mondo no, ma per il cane sì. Bellissimo Valiant Hearts. Penso che lo rigiocherò quest'anno. O quest'anno o l'anno prossimo comunque lo rigioco. Fra non troppo. Ma io sposto le macchine? Sono troppo cazzuto. Però ho fatto un casino della giustizia. Perché ho visto uno avvicinarsi. Possiamo accarezzare di nuovo il cane? Accarezziamo di nuovo il cane. Ok. Secondo me c'è un achievement sul cane. Però non voglio andare degli achievement perché non voglio più darmi niente. Perfetto. Dai, Dogmeat. Giù. Ho deciso che il cane si chiama Dogmeat. Era il nome del cane di Fallout 4, nel caso te lo stessi chiedendo. Qui cosa abbiamo? Ma non dipende da me. Io non ho ancora capito questi cazzo di cubi cosa ci devo fare. No, non credo. Non mi avrebbe dato la possibilità di andare così tanto avanti, no? Ma anche prima il cane era rimasto in disparte e poi si è riunito a me dopo. Bella! Essere umano, essere umano. Fottiti. Solo ti esploda la macchina. Guarda che parte esattamente come vivo io, lo sapevo. Ero sarcastico. Però l'ha comunque presa. L'ha disintegrata. Qualcuno chiami Chicken Little, l'unico che può aiutarci. Perché il volume temo sia altissimo. Correggimi se sbaglio, ma... No! Non capisco se mi stai prendendo per il culo, serve. Ok. Sogniamo Johnny B. Goode. Così Marty McFly sarebbe poco troppo alto. Ah, va bene. Abbassiamo un goccio. Eeeh, troppo. Tutto non capisco perché sia uscito da tutto. Giù. Allora. Ok.
Ah, un KD The Gank. Però vabbè. Aspetta, ecco perché l'ho sbloccato anche lì, perché devo fare questo giro. Ok. Eccola. Madonna, sembra un geroglifico egizio degli schiavi che fanno le piramidi, Lombeo. È terribile. Cerchi la tua famiglia, cioè sostanzialmente è quello, Ma da un gioco del genere io non mi aspettavo altro, ammetto, perché mi aspettavo esattamente questo. Anzi, c'è molto più gameplay di quanto mi aspettassi. C'è decisamente più gameplay di quanto io mi aspettassi. E la cosa non mi dispiace, per carità. Bella mossa. Evitiamo di cadere. Ok. Vai. Illuminiamo. Che sono? Ma le 11. Via, molla. Il cane si riunirà a noi in qualche modo a me sconosciuto, però. Ma sono certo che non rimarrà lì. Amplificatore, davvero ritorno al futuro adesso. Ok. Batteria. Così, ok. Avevo sbagliato l'ordine delle cose. Sai che siamo finiti in un non so dire se è un campeggio o un campo rom. Lo so. E spero di non venire bannato per la seconda cosa che ho detto. Cioè, c'è tutto adesso. Ma comunque, il piano non è andata bene. Perché dovevo passare da qui sotto. Ovviamente sto prendendo DOT su DOT. Vabbè, ho visto il braccio a fare movimenti assai innaturali. Chiudiamoci nel cesso. Bello pulito, igienico. Beh, siamo fuggiti dall'occhio di Sauron. Madonna, che ricordi.
Trovato un posto tranquillo dove nascondersi. Cioè, io ho sbloccato un achievement perché mi sono chiuso dentro un cesso pubblico, davvero. Madonna. Che ricordi con l'occhio di Sauron e leggo il Signore degli Anelli. Madonna, che bello che è. Appena lo compro per una console fissa lo rigioco. Perché rigiocarlo su Steam. Niente. Devo rigiocarlo su PC, sulla Play o sull'Xbox. Molto volentieri. Il 2021, ti direi. Sì, 2021. L'avevi visto il Lego? Sì, ovvio che l'hai visto Lego Signore degli Anelli. No, Madonna, non è che... Era un altro discorso il mio. Ok. Beh, qua... Mossa stealth? Mossa stealth. Se ho modo quest'anno, dato che ho, cioè, che ho diverse idee per le live, porto i giochi effettivi del Signore degli Anelli. Quindi gioco della Compagnia dell'Anello, delle due torri del Ritorno del Re. Non li ho mai giocati, ho sempre avuto la curiosità però. Però ho anche sentito dire che il gioco della Compagnia dell'Anello è un po' una merda, quindi è perfetto per le mie live. Non che io porti i giochi di merda, però... La merda per PS2 comunque è bella intensa di solito. E comunque qualche gioco di merda l'ho portato. Più di qualche gioco di merda l'ho portato. Ah, mi hanno preso. Pensavo si riparasse dietro il furgone. Cioè, non va. Non mi pare che servisse il gold per... O forse serve il gold. Ma non dovrebbe servire il gold per i giochi free to play. No, esatto. Allora, lì ho visto una roba con la quale interagire. Vai. Molto buono, molto buono, molto buono, molto buono. Ok. Che culo! Mi ci stavo proprio per dirigere. Proprio che culo! A me sto gioco piace tantissimo per ora. Mi sta veramente prendendo tanto, non me l'aspettavo. Quanto non sia niente di nuovo ed è un misto tra Alan Wake e Little Nightmares, mi sta prendendo sul serio.
Cos'è il mio polso? Questo era l'altro mio polso. Sto morendo. Qui non posso interagire con un cazzo. Se io facessi questa mossa per cercare di portarlo su, esatto. No, 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 tienilo su. A meno che io non lo debba arrotolare. A meno che però non basti così anche, non lo so. A occhio però direi che basta così. Esatto. Ok. Posso chiudere qui la seconda parte del video. Cioè, il secondo video.